Allora ragazzi, buongiorno, anzi buonasera, buonasera a tutti. Lunedì 16/10/2023. Oh, di solito non rispondo più a polemicucce, a cazzi vari, no? Però ho visto, o meglio, mi hanno detto che Antonello Basta, quel ragazzo pugliese lì che fa quel lavoro dalle Puglie, va a Roma tutti i giorni, insomma nelle zone del Lazio, mi ha fatto una domanda a me, una domanda a Andrea. Vabbè, io risponderò per me, se Andrea lo ritiene opportuno risponderà anche Andrea, io rispondo per me. E una domanda legittima che mi è sembrata più una curiosità che una polemica o una strumentalizzazione, come fa il signore quello che fa il bagno nel sagno lì, nel calore. Dove fa il bagno? Nel calore lui l'estate, ma lui l'estate non lo fa, il bagno lo fa di sudore più che altro, vabbè. Comunque non è di questo che volevamo parlare, volevamo rispondere a questo Antonello. Mi ha chiesto se ne valeva la pena tutte le sere di ritornare a casa, no? Beh Antonello, sì, ne valeva la pena, perché ti spiego, nella zona mia il lavoro era tutto locale, nella zona mia il lavoro era tutto di giornata, sia con il container, sia con le cisterne e sia con i centinati, con la Sardegna, come ho fatto io. Non essendoci l'ora di guida, lo sai, no, che non c'era l'ora di guida, te lo deve spiegare sempre quel signore del calore. Non essendoci l'ora di guida, quindi a quei giorni anche 900 km, 850, le facevi e venivi a casa. Venivi a casa per un motivo, perché noi non triangolavamo neanche mai, capito? Noi non è che facevamo triangolazioni, noi facevamo trasporti solo ed esclusivamente dal continente alla Sardegna e viceversa. Quindi noi caricavamo in qualsiasi posto d'Italia e poi dovevi venire giù a Livorno, no? Dovevi venire al porto, a Livorno, a imbarcare il seminimorto. Che tu lo imbarcassi o tu non lo imbarcassi era relativo, però te a Livorno dovevi venire, dovevi far tappa. Quindi che succedeva? Succedeva che più delle volte ti fermavi a mangiare, magari, o a mangiare a una certa ora, e poi ripartivi e arrivavi a casa, no? E poi arrivavi a casa. Quindi magari ti fermavi a mangiare a Massa o al piroscafo a Viareggio, oppure delle due sorelle sempre a Massa o all'Emiliana, e poi con le due ore venivi a casa e arrivavi a Livorno, anche se era mezzanotte e mezza, l'una, l'indomani avevi magari un viaggio di sbarco. Lo sbarco, ti spiego cos'è, lo sbarco erano i viaggi con la nave, doveva arrivare dalla Sardegna, quindi la nave arrivava dalla Sardegna, fai verso le 8 del mattino. Arrivavano verso le 8 del mattino, poi la nave è piena, 90, 95, 110 pezzi nei giorni caldi, quindi a scaricare un'intera nave ci voleva. E te lì contava il culo, no? Magari il tuo rimorchio sbarcava dopo 5 minuti che eri lì a aspettare, e magari il rimorchio sbarcava dopo 2 ore. E te che facevi per non rischiare di rimanere lì e aspettare il rimorchio chissà quanto, e andavi al porto a una certa ora, no? Non andavi alle 7 del mattino o alle 8 quando arrivava la nave, andavi alle 10, 10 e mezza, 11. Quindi anche se eri arrivato a casa a mezzanotte, fino alle 11 stavi a casa, capito? Stavi a casa. E perché poi, cioè, i viaggi là li sapevano organizzare. Quando avevi il viaggio di sbarco, partendo a mezzogiorno da Livorno, scaricavi a Verona alle 4 del pomeriggio, alle 5 del pomeriggio, poi andare a ricaricare sarebbe stato un po' problematico, no? E allora ti venivano dati i cambi alle filiali. Potevi andare a Padova, potevi andare a Bologna, potevi andare a Milano secondo dove eri. Quindi 99 su 100 non ricaricavi, sganciavi il seminimorchio, ne acchiappavi un altro e ritornavi giù a Livorno. E anche se partivi alle 6, alle 7 da Livorno, da dove eri, da Padova, alle 10, in 4 ore venivi a casa. Ti tengo presente che non c'era limitatore di velocità, ti tengo presente che l'Appennino non c'era divieto di sorpasso.
tengo presente che tenevamo giù, abbiamo sempre avuto il piede pesante in quell'azienda e a casa arrivavi sempre. Poi c'erano le serate che magari trovavi tre o quattro colleghi a Bologna a fare il cambio, o si cena sulla Porrettana, cenavi sulla Porrettana e rientravi anche la mattina dopo. L'importante è che la mattina per una certa ora tu fossi in porto a sganciare e riagganciare le morche, no? Poi c'erano viaggi espressi, viaggi quelli che erano tassativi di imbarco, e allora quelli venivano gestiti in un'altra maniera dall'ufficio traffico, quelli ti davano un diretto, capito? Lì ti davano un diretto. La filiale si impegnava a farti trovare il semirimorchio carico entro una certa ora in modo che tu lo potessi imbarcare la sera, e lì non ti fermavi, lì andavi e venivi giù diretto. Poi un'altra cosa, Antonello, dalle zone mie qua, la Toscana, noi fortunatamente non facevamo solo il nord Italia, noi prevalentemente il nord Italia, il sud Italia veniva fatto dalla filiale di Civitavecchia, noi facevamo il nord Italia. Massimo che ci spingevamo era Perugia, Ancona, Perugia, dalla parte nostra, se no il sud lo veniva fatto tutto dalla filiale di Civitavecchia, dai camionisti, dalle autisti che erano a Civitavecchia, e ne avevamo tanti, a quei tempi lì ce n'era tanto, venivano fatti da loro. Quindi noi tutte le sere bene o male eravamo a casa. Poi per noi non era contemplato rimanere fuori, capito? A quei tempi là non era nelle nostre corde. Noi sapevamo che potevamo andare quanto cazzo volevamo, potevamo guidare quanto volevamo, senti come torna bene, quanto volevamo, e quindi noi ci davamo dentro, arrivavamo sempre a casa. Non era contemplato. Guarda, ti dico una cosa. Quando avevamo il Webasto, poi prima che avevamo il Webasto, noi non eravamo neanche attrezzati più di tanto per dormire nel camion. Io avevo un sacco a pelo, due bottiglie d'acqua e non avevo un cazzo. Io non avevo nulla per rimanere fuori, capito? Non era proprio contemplato rimanere fuori per noi, non era nelle nostre corde rimanere fuori, capito? Noi di testa, quando la mattina partivi, la moglie ti diceva stasera rientri, boh, non lo so, ti chiamo e poi te lo dico, magari rientravi a mezzanotte, alle 10, alle 11, alle 9, però rientravi, dovevi rientrare, stavi a casa per le 4, 5, 6, 7 ore e poi te ne ripartivi. Per noi non era proprio, non faceva parte del nostro DNA rimanere fuori, capito? Io per 16 anni da Gneddu avrò dormito fuori 20 notti in 16 anni, cioè, ma proprio forzature, proprio una volta ricordo a Udine non era pronto il materiale, una volta ricordo a Badia Polesine caricavamo quelle bobine come carica per il signore Terzagno lì di legno, che lui le lega in quel modo particolare, e non erano pronte, quindi non abbiamo caricato. Un'altra volta sempre nella zona lì del Polesine, ma mi sembra a Monselice forse, non erano le casse pronte, quindi abbiamo dormito lì. Poi è successo anche altre volte, e poi succedeva di dormire fuori perché piaceva a noi, perché magari trovi la compagnia, ti fermavi a cena, stavi 3 o 4 ore lì al tavolino, poi io vado a casa, gente ritornava a casa anche alle 2 di notte, io a volte sì, a volte no, non me ne facevo di problemi, non me ne facevo di grossi problemi. Come ti ho detto nel video precedente, l'importante era la moneta. Se c'era la moneta io andavo, anche su cerchi. Io portavo a giro rimorchi anche su cerchioni se avevo il soldo. Me ne facevo tanti problemi, non me ne sono mai fatti. Non ho mai avuto paura di niente per la strada. No, non me ne fregava un cazzo. Cioè, nulla, capito? Quindi non era proprio nelle nostre DNA di rimanere fuori, no, non ci pensavamo nemmeno di rimanere fuori. Vabbè Antonello, dai, io sono arrivato, va, sono sempre, va, più che altro, sempre nella solita zona, dai. Quanto ci ho messo da casa mia qua? 10 minuti. Adesso mi fermo, va, alla baracchina, va, al Marrakesh. Oggi siamo al Marrakesh. E questa è la baracchina rossa, locale storico di Livorno. E nulla, e ti saluto, spero di essere stato esaustivo, e oh,
tu dici che c'è stato degli screzi fra noi, per me non c'è stato un cazzo, io non porto rancore a nessuno, per me se c'è stato qualcosa non me ne sono nemmeno accorto. Va buono Antonello, dai, al prossimo giro, stammi bene e buona vita, ciao, ciao a tutti.